Ciao e benvenuti nella mia cucina. In realtà non è la mia cucina, ma vi devo spiegare una cosa, ragazzi. Allora, praticamente ho scoperto di avere un botto di amici che non hanno voglia di cucinare e quindi mi sono fatto una domanda, in realtà più che una domanda mi sono detto una cosa. Buddy, ma visto che tu sei bravo a cucinare, perché non cominci una serie dove tu vai a casa loro o cucini comunque per loro in qualche modo? E quindi mi sono detto, beh, perché non farlo a questo punto? Quindi oggi benvenuti alla prima puntata di questa prima serie, cioè Fa Domicilio. Chiamatela come volete, buddy in cucina, quello che cavolo è, ok? E per inaugurare il tutto ho deciso di fare una cosa, ragazzi. Io avevo una giacca da cucina a casa e ho deciso di fargli ricamare una cosa sopra, perché come sapete io ho fatto l'alberghiero, quindi sono già uno chef super stella. No, non è vero, non sono capace a cucinare. Cioè, non è che non sono capace a cucinare, so cucinare, ma non sono... Vabbè, ok, ho studiato cucina, va bene? Quindi so cucinare. E vi stavo dicendo, quindi ho fatto questa giacca e l'ho fatta ricamare, ragazzi. Ma prima di farvela vedere, cioè in realtà per farvela vedere, mettiamola addosso. Ed voilà, eccomi qui, ragazzi, con la bellissima divisa di Buddy in cucina. Fighissimo, bellissimo. Ma andiamo subito al primo ospite di questa serie, ragazzi. Ovvero, il primo ospite quindi di questa serie sarà il buon Marco, ragazzi. Come vedete sono nel suo studio in questo momento, perché Marco ogni volta in studio si porta sempre la pasta nel suo piattino e se la scalda al microonde. Questa volta, visto che Marco mangia solamente della pasta al sugo, ho deciso che gli preparerò io una pasta al sugo al momento qui in studio. Sì, sarà un po' una sfida in realtà, perché abbiamo una piastra e non ho nemmeno un tavolo dove cucinare, ma troveremo il modo di poterlo fare. Quindi adesso aspettiamo che arrivi Marco e poi gli dirò questa cosa. Intanto qua vedo che ci sono 5 euro, li prendo per comprare la pasta e per il disturbo. Ciao, sei arrivato finalmente, mi mancavi. Ciao. Volevo dirti, hai fame? Ok, un po', tipo 100 grammi. Di che cosa? Pasta al sugo. Accendi la luce che non ti si vede in faccia, per favore. Ora ti si vede. Quindi devo farti? Sugo. Chef Buddy all'azione, devo andare a fare la spesa. Mi raccomando, non ho soldi, mi presti quei 5 euro che ci sono lì che ti ho fregato prima ma che ti ho rimesso? Mi raccomando, non sbagliare la pasta. Ma con 5 euro riesci che la prendiamo? Non credo di sì. Ma aspetta, pasta lunga o corta? Dimmi te. No, no, non devi sbagliare, secondo te? Tu mangi di solito la pasta corta. Però pasta lunga o corta, che devo farla per tutti. Non devi sbagliare, però. Ragazzi, pasta lunga e corta. Se 5 euro di pace ci sta, le prendo entrambe, te lo dico. Vado a fare la spesa. Sono al penny. Ora dobbiamo vedere se riesco con 5 euro a comprare le cose. Ah, ho tolto la giacca perché sennò si sporcava fuori, quindi non la volevo ancora buttare via. Allora, reparto pomodori. Vediamo quella che costa di meno. Con 0,69. È finita. Sarà questa? Non lo so. Raga, prendiamola. Più che altro perché a Marco non piacciono i pomodori tipo, cioè, fatti a pezzettini, gli piacciono solo questi. Quindi 60 centesimi e questa. Ora ci serve la pasta. Ah, è proprio qua dietro. Allora, se non mi sbaglio, a Marco piace la pasta lunga. A questo punto io direi di prendere tipo delle tagliatelle, che dovrebbero cuocere in 5 minuti e quindi è anche buona come tempo di cottura. Il sale e l'olio ce l'abbiamo già, ci manca la cipolla. Abbiamo un problema, le cipolle ci sono solo a cestone, a me ne serve una. Quindi sto vedendo se tra i surgelati, e oltretutto saremo fuori budget, quindi sto vedendo se tra i surgelati c'è tipo la cipolla già tritata, così evito pure di piangere, mannaggia me, finalmente. Potrebbe essere una buona cosa. Trovata, raga. Ce l'abbiamo, raga. 3,86. Ora vogliamo in studio e cuciniamo per Marco. Toc, toc. Usano la porta. Ho comprato la spesa. Tagliatelle. Comunque, volevo dirti una cosa, la cipolla purtroppo c'è stato un problema, cioè era fuori budget quella grossa, quindi c'era quella già tritata. Vabbè, dai, l'accetto. Cioè, era lui, se no era fuori budget. L'importante è come tratti la materia prima. Tranquillo, faccio la ricetta di mia nonna, non ti preoccupa. Vai. Ti rubo un tavolo, guarda, vado via, anzi, portamelo di là, muoviti. Arrivo. Sto pure cucinando per te. Abbiamo i nostri fornelli. Qualcuno in questo studio si arrabbierà. Ma è appena passato Marco e ha fatto finta di niente. Quindi direi che va tutto bene. È tutto per il me. Quello, sì. Dobbiamo attaccare i fornelli e cercare delle pentole. Abbiamo delle pentole? Ciao, sono Buddy. Benvenuti nella mia cucina. Abbiamo un problema. E il problema si chiama manca la pentola della pasta. Che poi oltretutto noi non abbiamo niente per scolare la pasta, giusto? Sì. Come sì? No, niente. Ho portato, cioè, il mio zaino delle mille risorse. È proprio, sì, è proprio dal caso che io abbia, è proprio il caso che io abbia nel mio zaino delle mille risorse. Wow. Un modo per scolare la pasta. Peccato che la pasta è lunga. Cioè, avanti anni luce. Sì, ma la pasta è lunga. Allora, voi non ci crederete e non ci crederò nemmeno io. Marco l'ha trovata. E adesso laviamola un attimo perché qua c'è la plastica sotto. Ma bro, ma non brucia la plastica. Vabbè, pentolino ce l'abbiamo, quindi possiamo iniziare la nostra ricetta. Bro, se cade qualcosa sui... te la mangi te poi. No, capello, sta cadendo nella pentola.
È caduto nella pentola. Andiamo a lavare anche questa pentola. Avremo le nostre cipolle già tritate, un po' d'olietto nella pentola per farlo scaldare bene, come giusto che sia. Marco, ti sto facendo una ricetta molto dietetica, un po' di cipolla quanto basta. Per evitare di impuzzare tutto lo studio, ho chiuso la porta e in teoria... perché ne funziona solo uno, bro? Ok, li ho accesi tutte e due, quindi questo qui possiamo farlo partire in modo che soffrigge un pochino. 400 watt fuoco basso è quello che vogliamo noi. E qua accendiamo anche questa, 1200 watt mi sembrano un po' troppi, mettiamo 600 watt in modo che l'acqua, o 800 in modo che l'acqua bollisca, bella, in modo che l'acqua sia bella, ok? La ricetta di mia nonna, raga, dice che per far sentire meno la cipolla bisogna fare una cosa particolare, quindi prendiamo praticamente l'acqua bollente o comunque del vino, che però non ci stava in budget, e facciamo sciogliere la cipolla piano piano nella pentola. Qui adesso ci mettiamo un attimo a fare queste cose e vi faccio vedere. State lì buoni. Dall'odorino della cipollina che fa le cose mentre l'acqua bolle, e lì c'è un dito e un po' di coperte. Dovrei sistemare lo studio dopo questo video, ma mi sa che lo farò. È proprio una di quelle cose che farò oggi dopo aver finito questa cosa. Ora intanto, visto che la cipolla sta cominciando pian piano a scaldarsi in modo molto lento, concentriamoci sull'aprire la passata di pomodoro, che vi ricordo è una delle cose in cucina più pericolose e rischiose da fare. L'acqua qui sta già praticamente bollendo, non lo so, e... allora, mettiamoci qui così, ok, l'abbiamo aperta, cerchiamo di non schizzare in tutto l'ufficio. Sono un signore, diamogli un assaggino. Fa schifo, bisogna cuocerla, raga, mi raccomando. La cipolla è quasi pronta, quindi è il momento di mettere i nostri bellissimi pomodorini. Pomodorini che metteremo insieme, ovviamente, senza far esplodere tutto, probabilmente, speriamo. Mettiamo fuoco basso perché deve cuocere con amore e lentezza, mi raccomando, amore e lentezza, e anche un paio di schiaffi se non si decide a cuocere. È arrivato questo momento, raga, alziamo la fiamma, facciamolo andare e mettiamo i nostri pomodori datterini. Oddio, ma sono in te... oh cacchio, cosa c'è? Non è successo niente. E dobbiamo schiacciarli in qualche modo, sono troppo grossi. Allora, i nostri pomodori pelati, perché se c'hanno i capelli noi non li vogliamo. Ok, facciamo così. Togliamo quello che è tutta la pelle, perché non voglio che Marco senta la pelle, perché so che lui potrebbe urtare e dar fastidio. Cerchiamo di non esplodere tutta la cucina, di non sporcare il piatto, il tavolo, di non sporcare, ok? Ragazzi, se andate di mano è meglio, ma attenzione a non scottarvi, perché potrebbe essere un'operazione delicata questa, vedete? Tutta sta pellicina inutile, a noi non serve a niente, a noi non piace, ma una cosa ci piace, assaggiare i piatti ancora prima che siano pronti. E come direbbe il Giorgione nazionale, ragazzi, et voilà! Voilà! Per togliere un po' di acidità, ragazzi, vi ho detto, utilizzo dello zucchero, comunque, nel caso, lasciamolo cuocere un pochino, nel suo bel untino che ho creato qua tutto intorno. Fantastico. Vedete cosa manca in questa cucina? Un coperchio. Vabbè, comunque il sugo adesso cuocerà per un po'. Aspettiamo che l'acqua cominci a bollire, così buttiamo la nostra buonissima e bellissima pasta. Sono deluso da lei, assistente. Sto pulendo la mia stanza. Tra 20 minuti è pronto. Ok. Grazie anche a te. Se se fa le bolle è buono. Mi raccomando, lo facciamo asciugare un pochino. Qua l'acqua non sta ancora bollendo, ma... ah no, si sta bollendo. Guardate, le bollicine. Vi dico un momento di buttare le tagliatelle, perché il sugo si sta restringendo ed è quasi pronto. E l'acqua stava bollendo. Vi faccio, ve lo giuro, bolliva. Eccola, vedete? Quindi tagliatelle a noi. Bisogna essere generosi con le porzioni. Di solito è una per porzione, ma noi, visto che oggi abbiamo fame, ne mettiamo almeno 5. No, bro! Calma! Ok, bravo. 5. Bravo. Precise. Cottura 5 minuti. Il sughetto qua è quasi pronto. Ti ho preso pure il pane, se vuoi. Mamma, Lez, ma come mi stai trattando? C'è solo un problema. Non abbiamo un tavolo dove mangiare. Mangeremo da me. Oh, che bello, è pure appena pulito, vai così. Ti uso un cucchiaio per tutto, perché non ho budget per usare altre cose. La pasta l'abbiamo butta. Marco è contento. Qui c'è scritto 5 minuti di cottura, poi praticamente, raga, la prendiamo così com'è e la sbattiamo nella pentola del sugo in modo che si impregni del sapore del sugo, cioè che pigli il sapore del sugo, no? Mamma mia, raga, sto sughetto mi dà l'idea di quel non so che. Vorrei assaggiare. Ma io ancora che parlo, so. Qua parlano i fatti. Parlano i fatti, raga, parlano i fatti. Allora, per provare se la pasta è pronta, di solito mi insegnavano in cucina che bastava schiacciarla, se si spezzava era pronta. Questa non si è spezzata, mi sono bruciato, quindi non è pronta. Aspettiamo un attimo ancora. Signori, la pasta è pronta. Marco, stai qui con me, per favore. Ti faccio vedere. No, non voglio vedere il risultato finale, io devo essere. Guarda. Bro.
quanto mi preoccupa sta situazione. Bro, la faccio veloce? Prendi uno. Bravo, bud. Mamma mia, intanto qua posso anche spegnerla però la pentola a sto punto. No, no, no. Ah, l'acqua bollente. Comunque, si scola, raga. Noi non abbiamo nulla per scolare la pasta, quindi a sto punto la buttiamo qua così. Spero che il sugo passi, sinceramente. Che vorrei tipo prendere tutta la pasta, ma non posso perché sto coso non l'aiuta. Vabbè, ho capito, sentite, gli ultimi pezzi di pasta che stanno lì sotto sono cavoli loro. A me non me ne frega niente, sinceramente. Spostiamo la pentola in modo che forse si spegne il fornello, così vediamo se riusciamo a farlo spegnere. Ok, ti dice errore. E oh, ti dice oh, a bello. Vabbè, ho capito, lascio su l'acqua intanto mentre noi proviamo a girare la pasta. Raga, la voglio testare, voglio provarlo. Ui, ui, ui. Sono uno chef. Dai, ma che ve lo dico a fare, raga, ma che cosa ho appena fatto. Ma che cosa ho appena fatto, signori? Imbiattiamo e dopo l'imbiatto facciamo un taste test da Marco. Ma quanto le fa buone le cose, Buddy. Ma qua. Voglio rischiare e lo farò davanti a Marco così si macchierà. Guarda, Vabbè, basta farlo anch'io, Senti, ma tu non è che... Cioè, dai, fallo, dai. Ecco, vedi, intanto stai facendo cadere... Se cade la pasta è l'unica cosa che abbiamo da mangiare, io te lo ricordo, Io mangio solo questo nella mia vita. No, ti sei macchiato. No, zero. Vabbè, impiattiamo e mangiamo, va? Pronta, ma prima di mangiare si è offerto di lavare tutto. Vorrei una Allora, sappi che io sono molto critico su questo piatto, perché... Perché è l'unico piatto che mangi nella vita. Nella vita. Quindi, innanzitutto, impiattamento... Non ci siamo, vero? Non ci siamo. Ma... Ok. L'odore? Vabbè, dai, bro, almeno quella... è meglio di quella dei ristoranti pacco, sicuro. Ok, diciamo che... La pasta dopo... non l'ho tagliata. Dopo... Bravo. Dopo 10 minuti sei incollata, quindi ci sta. Te l'ho detto, scaldala. No, no, no. Un po' d'olio. Vado. Bro, è il taste test più lungo della mia vita questo. Dai, dimmi che almeno è decente. Potresti mangiarla, ma c'è del pane se vuoi. Ti do un 7 meno. 7 meno. Ditemi a chi devo andare a cucinare dopo. Quindi la prossima persona che posso andare secondo te? C'è una fracca di cipolla, vecchio. Ma, bro, tanto. Non l'ho messa. Tantissima. Ringrazia la cipolla del Penny che è potentissima. Ma pensa che l'ho tolta pure. Dopo cioè, ho bisogno di andare a comprarmi il dentifricio. E c'è il dentifricio? Ma non c'è il mazzolino. Vabbè, vabbè, apprezzata. Ma il prossimo qui devo cucinare, quindi? Dammi tre nomi veri, per favore. Ciao, Marci e Ada. Ragazzi, votate nei commenti.